Buon pomeriggio amici di Assist Sportivo, siamo qui a Trinitapoli in compagnia dell'assessore patruno alle politiche giovanili. Prima di questa grande manifestazione, una manifestazione all'insegna dei grandi valori dello sport, e abbiamo qui come ospite Vittorio Brandi. Allora, ci parli un po' di questa manifestazione. Allora, Vittorio Brandi è un tedoforo designato dalla federazione appunto delle Olimpiadi e per meriti insignia ha avuto appunto l'onere e l'onore di portare la fiaccola, la torcia olimpica un po' per tutti i paesi della Puglia e non solo. Ovviamente oltre a fini sportivi c'è anche un fine solidaristico, perché al termine del corteo, dove abbiamo invitato un po' tutte le associazioni di Trinitapoli, ogni associazione porterà un rappresentante di ogni associazione porterà la torcia olimpica per un tot di metri, dopodiché la passerà nelle mani di un'altra associazione, per terminare poi con una grande manifestazione al palazzetto, dove ci sarà una presentazione di un libro sempre di Vittorio Brandi, il cui ricavato verrà devoluto al reparto oncologico di Biceglie. Quanto è importante questa manifestazione per i giovani di oggi? Importantissimo, perché va a racchiudere quelli che sono i valori dello sport, ma anche del sociale, della solidarietà, e credo che avere una manifestazione del genere in un piccolo paese come il nostro è un evento, diciamo, molto importante, e lo si vede appunto dalla partecipazione, dalla presenza di un po' tutte le associazioni del territorio, di tutti i ragazzi. Com'è nata questa idea? Allora, innanzitutto devo ringraziare Felice Carano, perché ha avuto, attraverso dei contatti con l'assessore di Biceglie, siamo riusciti ad incontrare Vittorio Brandi e quindi organizzare tutta la manifestazione. Va bene, allora grazie assessore per la sua disponibilità e complimenti per questa grande iniziativa. Grazie a voi. Buon pomeriggio amici di Assist Sportivo, siamo qui col sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, prima di questa manifestazione sportiva in cui è presente Vittorio Brandi, il primo ad aver impugnato la fiaccola olimpica. Quanto è importante questa manifestazione per tutta la cittadinanza di Trinitapoli? È molto importante, perché per noi è un evento unico, non è facile avere tale rappresentanza in una città, in una piccola cittadina come quella di Trinitapoli, ma è una testimonianza di sport, è una testimonianza di vita, è una testimonianza del sociale, e la partecipazione di tutte le associazioni, l'attenzione verso questo fenomeno sta a significare che la città è matura e che i cittadini, ma soprattutto i giovani, i ragazzi, le associazioni vogliono questi esempi, vogliono degli ideali da poter perseguire, inseguire e coltivare per migliorare la condizione di vita. È un po' come aprire il proprio cassetto e in quel cassetto far emergere il sogno che ha ognuno, e questo noi cercherò di farlo diventare sempre più realtà, momento dopo momento, e poter toccare un testimone che è riuscito a far diventare un sogno realtà per loro è un'iniezione di fiducia grandissima, e noi come amministrazione comunale non potevamo non assecondare questa richiesta nel miglior modo possibile. Di questo sono grato dell'iniziativa presa dall'assessore, dall'amministrazione comunale e da tutte le associazioni che hanno aderito senza se e senza ma, per dire Trinitapoli c'è, Trinitapoli vuole testimoniare questa cosa bella dello sport e della vita. Come si svolgerà la manifestazione? La manifestazione parte qui dalla sede municipale, dove ci sarà un incontro con tutte le associazioni, spiegherò un po' le ragioni, i motivi e le vicende che hanno portato a questo tipo di iniziativa, e poi si spingerà lungo un percorso cittadino dove le associazioni avranno il piacere e l'onore di potersi passare la torcia olimpica, un momento anche qui di testimonianza collettivo della società e delle associazioni, sino aggiungere al palazzetto dello sport, dove ci sarà poi la conclusione dell'evento con i ringraziamenti e con anche delle testimonianze non soltanto i viventi, ma anche di quelle che sono state i racconti, le notizie, il vissuto di ognuno dei protagonisti. Ecco, anche grande partecipazione da parte dei giovani soprattutto in questa manifestazione. Sì, come dicevo poc'anzi, i giovani hanno colto subito, perché è come uscire un po' da quella scatola magica che noi abbiamo in casa. La scatola magica che è quel televisore, uscire da quella scatola magica e diventare realtà. Allora i ragazzi hanno approfittato di poter toccare con mano ciò che hanno potuto vedere oltre quello schermo, e ciò che era oltre quello schermo, come ho detto prima, è un qualcosa forse per molti di irraggiungibile. Poterlo toccare significa che è possibile, si può fare, si può tirare quel morso alla medaglia, e quindi questo ha aiutato molti, sono venuti qua perché possono coltivare nel loro piccolo, nel loro quotidiano, nelle loro associazioni, nel loro sport, questo sogno, e quindi magari marciare piano piano verso questi grandissimi eventi. Quindi obiettivo, unire valori dello sport con valori sociali. Assolutamente sì, perché lo sport purtroppo se ne parla tantissimo, ma non si riesce mai veramente a dare la giusta valenza. Lo sport viene visto come un fatto agonistico, come un fatto meramente fisico. Lo si dice tanto, ma bisognerebbe capire che lo sport ha in sé dei valori straordinari, la capacità di confrontarsi con gli altri, la capacità di vincere, ma anche la capacità di accettare una sconfitta, e in questo crescere, nella differenza, nelle diversità, nel
né superare il razzismo, le discriminazioni, né superare i propri limiti fisici e anche quelli intellettuali. E questo può aiutare anche a capire che bisogna darsi una mano. E lo sport ci insegna che aiutandosi, stringersi in un abbraccio, lavorare insieme, in una squadra, in un collettivo, si può far superare quello che ogni uomo da solo non riesce a superare. Allora questo diventa un esempio anche a chi purtroppo non sta bene, per chi è più in difficoltà, per chi ha bisogno nel sociale di avere una pacca sulla spalla, una spinta per poter superare le difficoltà del quotidiano. E quindi credo che veramente sia una grossa fusione tra lo sport e il sociale, credo che veramente diventi un arcobaleno di colori dove tutti possono sentirsi rappresentati nella gioia, nella speranza, ma anche nella determinazione, perché lo sport significa anche essere determinati, sacrificarsi per poter raggiungere quegli obiettivi che non scendono dall'alto se non si lavora sodo. Quindi sindaco, non ci resta che augurare veramente e fare tanti complimenti per questa grande manifestazione, grazie. Ringrazio voi e spero veramente che possa essere una base, una piattaforma su cui anche altre città possano proseguire e lanciare questi messaggi che sono i messaggi ideali, buoni per poter proseguire nella nostra vita. Grazie ancora. Sportivo, siamo qui al palazzetto di Trinitapoli in compagnia di Vittorio Brandi, il primo tra i pugliesi tra scelte appunto tra 11.000 italiani ad impugnare la fiaccola olimpica. E appena terminata la manifestazione abbiamo fatto tanti chilometri noi anche con lei, che emozioni provi in questo momento? Ma le emozioni sono state davvero indescrivibili, a tratti mi è parso appunto di rivedere quella, di vivere quella fantastica esperienza il 2 luglio ad Odby, in quei 300 metri fantastici con la fiaccola olimpica. È stata una vera unione tra istituzioni, territorio, associazioni e chi più ne ha più ne metta, è veramente stata una festa di sport e di vita. Ecco, quanta partecipazione vede tra la gente? Ah, qui su Trinitapoli, non per far torto ad altre piazze, sono stati tutti di egual entusiasmo, ma qui ho notato veramente un calore, un'accoglienza che davvero anche questi metabolizzerò col tempo, perché sono stati veramente molto intensi. Ecco, c'è sempre una grande emozione impugnare quella fiaccola olimpica, che è comunque anche simbolo di tanti sacrifici, dei grandi anche dolori che si sono sofferti precedentemente. Certo, appunto io ho cercato di trarre il meglio dal mio passato, per così dire, sportivo, e li ho tradotti appunto in questo libro che porto in giro per tutta la Puglia e spero di portare anche altrove. In questi ultimi giorni mi affiancherà un'associazione culturale che è il Palazzo Bianchi, un'associazione appunto culturale che curerà i miei eventi per non lasciare nulla al caso e anche la mia immagine. Ecco, c'è stata la presentazione del suo libro, Il pallone che rotolò fino alle Olimpiadi. In questo naturalmente racconta la sua vita, la sua esperienza, racconta anche Certo, Pietro Mania, racconto di lui nel mio libro, nella mia terra, a cui sono molto attaccato, e tutto questo è un veicolare appunto ai giovani, in piena umiltà, quelli che sono i valori dello sport, quelli che ho vissuto sulla mia pelle, quelli anche di altri campioni qui nel libro, che ricordo essere praticamente la medaglia d'oro di Taekwondo Carlo Molfetta, Olimpionico 2012, e di un grande ex giocatore che è Claudio Bonaccorsi. Ecco, ultima domanda, cosa si sente dire? Qual è il messaggio che vuole inviare a tutti i giovani che vogliono intraprendere uno sport? Prima di tutto il messaggio che voglio lanciare, anche attraverso il mio libro si evince, è che lo sport debba essere accessibile a tutti, persone disabili, normodotati, a qualsiasi persona. Perché fare sport significa non soltanto e necessariamente arrivare alle medaglie d'oro, ma fortificare quelle che sono le virtù interiori che valgono più di ogni grande vittoria. Ecco, a proposito di virtù interiori, non dobbiamo dimenticare che tutto ciò, il ricavato della vendita di questo libro, andrà destinato naturalmente a favore per la ricerca, appunto all'oncologia. Sì, solidarietà appunto in questo caso per il male del secolo, che verrà il suo culmine nell'evento del 21 e il 22 giugno Sport for Life a Biceglie, in cui parte del ricavato della vendita del libro andrà al reparto epatocarcinoma dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie.
Trinitapoli è stata una delle tappe in ottica di questa appunto solidarietà. Quindi grazie a Vittorio Brandi, un esempio di umiltà, un esempio di vita, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, buonasera.